Carlo, prego. Mettiti a favore Carlo, guarda la telecamera. Allora parlo così. No, dai. Devi fare come Grillo, cammina in mezzo a tutto. No, devi andare là, se no che non ce la fa. Sta a vedere, è lui che mi ha detto. Io sbaglio sempre. Allora, da stasera, siccome non c'è Brancozzi, già lui la sarà il mio bersaglio. Brancozzi, no, vabbè. Ciao a tutti, sono felicissimo, sono molto contento perché queste quattro riunioni sono un bellissimo gruppo, devo dire, a Fiadano, ok, scrivo, no, vabbè, questo credo che almeno da parte dell'Unità della Cina ci sia una consapevolezza dell'importanza di questo gruppo a livello provinciale abbastanza forte. A quanto ho sentito anche da parte di altri gruppi c'è una coesione, una volontà, tranne Cristian ovviamente, ma sappiamo che lui è quello che è, insomma è stato pure dei verdi, quindi... Ricordiamola che non lo sa. Non ero da solo, poi c'è una. Vabbè, stasera cercheremo di fare una specie di graduatoria dei candidati, degli aspiranti candidati, o meglio, dei candidati, perché aspiranti non lo sono più. Quindi mettete l'anima in pace. Diciamo uno potrebbe essere aspirante. Uno dei cinque potrebbe essere aspirante nel caso in cui la legge elettorale preveda quattro persone espresse dalla provincia latina piuttosto che cinque. Questo ancora non si sa, si saprà all'ultimo momento, ma a noi non ci interessa perché. Allora, la proposta che ha vinto per il destino del precedente è la 5, che praticamente prevede che la composizione del destino si sceglie, si selezioni da i candidati a livello provinciale. Quindi, nel caso i candidati a livello provinciale sono 70, cioè non passa la legge della riduzione, il destino si succederà tra cui 70, i 14 di destino. Nel caso che si faccia la riduzione, il destino diventa da 10, di quei 10 si scelgono tra i 50 di destino. Quindi comunque coloro che sono esclusi dalla riduzione non potranno entrare neanche nel destino. Questa ok. Domanda. Oggi decidiamo anche chi sarà questa persona? Ma non lo possiamo decidere perché questa persona verrà eletta a livello regionale attraverso una piattaforma di dati. Noi possiamo dare un'indicazione eventualmente. No, dico per la provincia non lo decidiamo noi chi è questa persona. Non lo possiamo decidere noi, la regola del passata è che si decide la votazione regionale. 70, comunque uno deve essere della provincia di Latina. Primo, quello che prende più voti della provincia che ne raggiunge uno o due nel caso che siamo ancora. Quindi anche cioè, se da stasera esce un candidato che prende più voti in questa seduta sarà capolista della lista, sarà capolista della lista provinciale e potrebbe entrare in destino. Però potrebbe entrare come no, perché se rifanno le elezioni da capo, per cui anche l'ultimo nostro potrebbe essere un disperdente. Però scusa, premesso che la Polverini, che sta facendo le cure di radio metaboliche, dovrebbe uscire da questo ospedale, e se lei non riduce noi ad ora, i 14 del destino, non ci sono proprio materialmente, perché in le province hanno espresso soltanto le persone della situazione. In Roma i 41, i 5, insomma, il destino non si
se dopo non ho capito come spiega lui, rientrano quei 70. E non ce l'abbiamo 70 adesso, però. Come? Come? Come espresso di circoscrizione? No, non arriviamo. No, aspetta, 70. Non so 70, realtà. Sono 70 meno i 14 del listino. 57, 14. Poi sono 14. Cioè, diciamo che più 10. I gruppi provinciali fanno 56. Esatto. Ah, scusate, vabbè. No? Adesso abbiamo 56 persone, ad ora. Sì. Questo rimarranno 56 persone. Allora, tra quei 14 c'hanno fuori da 56. I 14, allora, chi fa parte del listino farà anche parte delle liste provinciali. Che, allora, la lista provinciale... la lista provinciale è composta da almeno un candidato per ogni provincia, la lista regionale, scusate, il listino provinciale. Un candidato. Un candidato da ogni provincia. Quindi dai nostri 5, per esempio, ne uscirà uno che andrà per il listino regionale. Stessa cosa vale per le altre province e per quella di Roma, che comunque sono. Altri 4, 10, sì, no, okay. Roma, quindi, no, sono 3 e 3, sono 3 Roma e 3 province, quindi sono 6. 6. No, allora, aspetta, se rimane a 14 sono 2, 2, 2 per ogni provincia e 6 da Roma. Aspetta, la legge prevede almeno uno per ogni provincia. Esatto. Almeno uno. Esatto, esatto. Sarà difficile mettere nel listino più di una persona. La vostra che passata pare. Sì, due. Due per ogni provincia. No, sì, sì. Due si rimane a 14, uno si rimane a 10. Questa è carino questa cosa. Arriviamo al dunque. No, il chiarimento era che comunque nel listino entrano le persone che già sono state scelte per le. Per la parte provinciale, quindi comunque non saranno 70 o 50, 50 candidati, ma saranno o 56 o 40. O 56 o 40. Ok? Quindi comunque le persone che, per esempio, per la provincia di Latina usciranno oggi da questa riunione, saranno a meno, insomma, se rimane così la legge, tutte quante all'interno della provinciale, uno di loro, credo. Quello che prenderà più voti da questa seduta. No, ma io non capisco. Ringrazio per ok, però noi siamo 5 adesso. Sì. Se uno di noi, di questi 5, va nel listino e rimane la legge regionale così com'è, sì. Noi comunque dobbiamo presentare 5 in circoscrizione. No, no. Come no? Chi fa parte del listino può far parte anche. Ah, beh, allora, aspetta, aspetta. No, aspetta, aspetta. Vogliamo fare la logica? No, no, allora, la questione è questa. Il listino regionale è un listino, almeno per quanto ci riguarda, perché non abbiamo possibilità di vincere, però non lo so, io spero di sì, però il listino partiamo già. No, no, vinciamo. Vabbè, vince il presidente. Allora, vinciamo, se vinciamo entrano tutti i 14/10 del listino, automaticamente, ok? Se non vinciamo e arriviamo secondi, entra solo il candidato presidente e poi proporzionalmente le liste provinciali. Quindi tutti gli altri 13/9 stanno fuori, sono totalmente esclusi. Se arriviamo terzi, tutto il listino è praticamente escluso. Bruciare. Quindi dobbiamo iniziare. O vinciamo o il listino sarà composto da il termine camorristico test di legno, cioè persone da bruciare totalmente. Invece, se le stesse persone che rientrano nel listino regionale fanno parte anche della lista provinciale, hanno una chance in più ad entrare, perché comunque vale il voto proporzionale, quindi diciamo che per non bruciare persone, mettere persone così solo per riempire le liste, è giusto che dentro un listino ci sia chi fa parte della lista provinciale, perché ha più possibilità di entrare, comunque prendere.
La logica è questa. La logica ti dice che anziché presentare 70 persone ne presenti 50. Che per noi è anche più facile, perché comunque non è che abbiamo visto la paura dell'infiltrato, di tutti ci è, no? Alla fine non si è dimostrata tale, no? Quindi insomma non è che c'è stata una corsa. Io parlo di provincia latina, poi se anche avessimo avuto l'infiltrato comunque ci avrebbe avuto poco spazio, pochissimo spazio. Noi abbiamo proprio dato possibilità di respirare. Quindi Gianco vedo che mi guarda male. Allora, vogliamo presentare ancora la presentazione dei candidati. Facciamo le votazioni. No, la presentazione è brava. Io questo io volevo dire la vita. Chi non si può presentare perché dice che c'è chi dice non si vuole presentare più stasera perché è già presente online il curriculum, sia vicino a quello computer che è professionale, però siccome decidiamo io e Crippo, io dico che ogni candidato si alzi e io, Crippo e Giacomo. Tre minuti. Per ogni candidato, in modo tale che... Uno e mezzo, dai. Aggiudicato. Quindi Obama... No, 30 secondi. Comunque, quindi invito chi è che c'ha la lista dei candidati? Ah, io a livello cavalieresco direi prima le signore e poi in ordine alfabetico i maschietti, dai. Allora, le due candidate che faranno parte della lista provinciale, quota cosiddetta tra virgolette rosa. No, tra virgolette rosa nel senso di quota, perché è quella una distinzione, una forzatura, insomma. È come grillino. Maschilista, bravo, un po' come grillino. È un timbro, un'etichetta che almeno a me personalmente non è che mi piace tanto. Comunque, allora. Prego. Laura e Italia, mettete d'accordo, già da per l'anno, comincio io, allora, io devo rompere il ghiaccio perché non è un po' una cosa difficile stare un po' sui riflettori, quindi mi comincio a allenare un po'. E niente, per chi non avesse detto tutto di me sui meetup, che abbiamo pubblicato, io faccio parte del movimento, cioè del meetup di Via Tacina da aprile 2011 e abbiamo lavorato fondamentalmente sul territorio, considerando che abbiamo un territorio particolarmente martoriato, quindi siamo concentrati un pochino sulla nostra realtà, che poi è anche un po' il motivo per cui nasce il 5 Stelle. E abbiamo cercato di stare un po' col fiato sul collo, questa è la cosa che ci caratterizza, le nostre iniziative sono iniziate così, cioè per controllare un po' l'operato dell'amministrazione. Abbiamo portato a casa qualche piccolo risultato, portando fuori dalle istituzioni, e una cosa che comunque ci preme particolarmente è quella di sensibilizzare le persone. Intanto noi puntiamo tantissimo sulla partecipazione, questa è diciamo, la cosa su cui agiamo di più. E niente, sono un po' da rosa, nel senso c'è cioè, proprio il mio curriculum, non è che serviva mai tanto quanto comunque il fatto che mi ha finito. E niente, un po' vero, non credo. E niente, ragazzi, spero di avere il sostegno di tutti voi perché ce n'ho veramente tanto bisogno. Buonasera. Io guarda, dopo sto caso mi chiederei perché penso che non ne prenderò un altro. Io allora vorrei dire una cosa, 1:50 è stata eccezionale. Ribadisco il fatto che ogni candidato ha inserito nel proprio curriculum europeo
e i suoi dati di attivista all'interno di Meetup, sia del sito 5 Stelle Latina che del Meetup, e anche quello di Terracina. Quindi chi non avesse approfondito può farlo, quindi i candidati possono anche concentrarsi su qualcos'altro volendo. Tutto qua. La parola a Laura. Mi ha spinto poi ad accettare questa candidatura anche da parte dei miei compagni, perché loro diciamo, abbiamo fatto, ci siamo consultati tra di noi e poi è uscito fuori il mio nome. Io gliene voglio, insomma, li ringrazio per aver avuto fiducia in me ancora una volta. E, sono l'organizer del Movimento 5 Stelle del Meetup di Gaia California in turno da luglio, perché Giovanni, dopo parecchio tempo insomma, di militanza al vertice, ha passato il testimone, quindi hanno designato me. Io sono iscritta nel 2008 sul Meetup di Formia e poi nel 2011, a novembre dell'anno scorso, abbiamo aperto anche quelli di Gaeta di Minturno, perché noi nello specifico eravamo interessati, diciamo, per quanto riguardava le elezioni comunali dell'anno scorso, e poi in scia comunque di tutte le battaglie, di tutti gli interventi che facevamo sul territorio. Abbiamo provato a fare questa lista civica, non ci siamo riusciti fino in fondo perché abbiamo avuto dei problemi oggettivi con la ripetibilità di persone diciamo di un certo non messe lì all'ultimo momento, quindi di credibilità proprio della lista, cui non ce la siamo sentita di mettere dentro giusto per fare numero e poi dopo non rispettare i principi, che sono appunto quelli che comunque devono essere persone mosse da veramente da un'ideologia, da uno spirito di cambiamento, perché questo credo che sia il movimento. Io ci credo in questo cambiamento da una serie di, diciamo, di esperienze che ho avuto nella mia vita passata. Ho iniziato nella scuola, al liceo, con le prime occupazioni, quando la sinistra ci spingeva verso cose e poi ci criticava, diciamo, come occupanti, come ragazzi, ci hanno sempre additato. Prima da una parte avevamo questo bisogno di libertà, dall'altra invece eravamo criticati, così strumentalizzati, poi non avevi voglia di fare niente, quindi lì già c'era qualcosa che non mi tornava. La politica nel resto degli anni, diciamo prima del Movimento 5 Stelle, ho cercato di capire come funzionasse all'interno dei partiti e non mi è mai piaciuta, infatti non ho mai poi appoggiato apertamente, però ho sempre studiato, diciamo, anche ho partecipato a riunioni di sella, senza mai trovare le risposte alle senza mai aver trovato delle risposte. Una vocina però ce l'avevo che mi faceva ridere, ma mi faceva pure riflettere, era quella di Beppe Grillo, che ha accompagnato un po' la vita della mia famiglia, perché mio padre l'ha sempre seguito, ci registravamo i suoi show negli Abitorbo e tutto. E quindi quando poi si è fondato il Movimento 5 Stelle ho aderito subito, poi ho avuto dei bambini. E credo che la cosa più bella sia oggi la possibilità di non avere certezze del futuro. Cioè io sono cresciuta con la cosa di dire tanto a chi voti è sempre la stessa cosa. Io credo che oggi il Movimento 5 Stelle sia il punto interrogativo. Cioè a me quelli che mi chiedono domani che cosa sarà il Movimento 5 Stelle, io ti rispondo non lo so. Dove andrete? Cosa sarete fra 10 anni, fra 5, fra 2? Dico non lo so. Io so quello che faremo da domani, cioè andare lì e vedere queste persone che cosa hanno fatto fino ad oggi, che cosa ci stanno lasciando, e cercare in tutti i modi di taglio, di recuperare il recuperabile, e con un occhio al futuro e alle nuove generazioni, a quello che lasceremo ai nostri figli, perché io ne ho due e questo è il mio cuccio, diciamo, più principale che mi spinge, è il futuro per i miei figli. Ecco, io lo faccio mossa da questa.
Buongiorno, andiamo a fare bene, abbiamo detto, no? Quindi Arena, Peraiolo, la sinistra, la destra, la decidi tu. Arena. Arena e non della fabbetica. Allora. Vai. Dunque, la mia prima approccio è stata per quanto riguarda il movimento di Beppe Libero, che ho iniziato un po' prima, più che altro da un punto di vista delle idee, perché mi sono interessato a Beppe Grillo, inizialmente devo dire come comico, forse come un po' tutti, anche se in realtà io inizialmente neanche lo conoscevo tanto per una questione ontologica, in quanto non andare più in televisione. E non sono proprio di una generazione molto vecchia, per cui in realtà non ho mai seguito i suoi spettacoli di una volta. Quindi me li ero andati a spulciare su YouTube, mi piaceva, mi divertiva, e da lì ho iniziato a partecipare a un paio di suoi spettacoli, mi interessavo sempre di più, finché poi ho seguito il blog. Dal blog che veramente sono venuto a conoscenza dei Lude e ho partecipato alle manifestazioni del Lude, che mi sembravano delle manifestazioni assolutamente incredibili, condivisibili, incredibili dal punto di vista incredibili, perché alla fine andavano a contestare un qualcosa che dovrebbe essere palese, cioè da un punto di vista di un Parlamento, sì, da tutte le istituzioni c'è diciamo, ci sono persone che non ha proprio senso che siano lì, basta pensare a delle persone che non sanno neanche di che si parla, non sanno neanche di che si parla quando si va a domandare su cose che loro stessi partiti hanno fatto, quindi non neanche stiamo andando nel merito di questioni di conoscenza della materia, ma proprio di interesse, perché ci sono evidentemente altri aspetti che vanno a considerare e a privilegiare. E quindi di lì poi sono andato a partecipare al Woodstock 5 Stelle, che è stata un'esperienza spettacolare, cioè non so chi ha avuto la fortuna di andarci, ma qualcuno sicuramente mi dà ancora 5 Stelle a Lina, so che ci è andato perché poi l'ho saputo, ma in realtà io ancora non li conoscevo. E ho avuto la fortuna perché io veramente lì mi appoggiavo a dei parenti che stanno lì e che anche seguono il Movimento 5 Stelle lì a Forlì, che è vicino a dove hanno fatto il Woodstock. Poi successivamente a questo io in realtà non mi sono interessato subito a vedere se c'era unità, perché inizialmente sapevo, mi ero un pochino informato, ho scoperto soltanto che c'era unità nella zona di Anzio, Nettuno, che non era proprio vicino, e non sapevo che c'era effettivamente quello anche già a Latina. E, però non mi sono subito interessato. Poi però parlando con un amico, un giorno semplicemente questo amico mi ha detto: ma guarda, se ti stanno sul cavolo queste cose, scusa, partecipa, che ne so, fai qualcosa tu. Effettivamente ha ragione. eravamo nella prima, quindi neanche a dire diciamo uno spunto, cioè, sotto il naso, spunto, vabbè, dovuto aspettare come dicesse un amico mio. E quindi ho deciso di informarmi un po' e sono andato a un banchetto, poi in quel periodo c'era la ministra, erano le amministrative del 2011, un paio di mesi prima delle votazioni a Latina, e mi sono subito cercato di dare da fare per fare il possibile, perché poi il gruppo insomma era appena nato e si erano buttati su una ministrativa così un po' Matteo all'ultimo momento. E scusa, sono un po' logorroico. E niente, fatto sta che da là poi ho iniziato tutta una serie di iniziative, partecipare alle riunioni, abbiamo fatto la campagna elettorale, purtroppo non siamo riusciti a esplodere perché in quel periodo ancora non c'era un grande successo per quanto riguarda la liberazione del movimento, e ho partecipato a varie altre iniziative che poi magari ecco per potrei andare a approfondire sul curriculum che ho lasciato senza deviarvi troppo, e finché eccomi qua, insomma, spero di poter apportare una buona mano e andare a vedere cosa stanno facendo queste persone che stanno dentro la regione e potergli spiattellare tutto in faccia. Grazie Matteo. La parola a Fabrizio Peraiolo, prego. Allora,
cercherò di essere più breve possibile. Basta. Allora, mi conoscete tutti, sono del Meetup di Terracina, faccio, diciamo, sono interessato al Beppe Grillo, il Meetup e quant'altro da quando esiste il blog. Sono iscritto nel Meetup di Latina dal 2006, credo. E anche se la mia partecipazione vera attiva è iniziata un paio di anni fa, quando con un gruppo molto affiatato abbiamo aperto il Meetup a Terracina. E quello che abbiamo fatto, l'ha già detto Gaia, mi dilungo. Ecco, veramente mi dimentico qualcosa. C'è qualcosa, eh. Sicuramente lei l'ha raccontato meglio di me. Quello che due feste a 5 stelle. È vero, due feste a 5 stelle non ci ha detto, non ha detto la promozione dei referendum. Dimenticato. E niente, quello che però credo sia importante è ribadire che quello che il ruolo che dovrà essere quello di, spero, due persone di noi, poi proprio deve essere proprio una festa, riesce a entrare in consiglio comunale, è quello di fare il portavoce. Io credo che deve essere ribadito più volte e che il ruolo a cui aspiriamo è quello di portare la voce di questo gruppo, che deve essere compatto, coeso, come quello che ho visto questi giorni, questi incontri, e da questo gruppo deve venire deve crescere la base per diciamo fare qualcosa di positivo per la nostra regione in questo caso. E credo che sia questa la cosa principale che deve spingerci a lottare, a mandare avanti le nostre battaglie. Senza la possibilità di avere un gruppo alla base, io penso che, almeno per me, l'esperienza sarebbe inutile, perché quello che io, nel caso che fossi eletto, ma qualsiasi di noi credo, farà, sarà quello proprio di essere determinante delle persone. Spero che ci siano punti di lavoro che lavorino sul territorio, in questo caso provinciale, e che le battaglie che nascano dal territorio arrivino in regione e siano più forti possibili. Per quanto riguarda me stesso, il curriculum è pubblicato, manca soltanto la interessante. E niente, non ci ho messo il fatto che ho lavorato con Zappalo della Nazione del Fratello. Quello è importante. Invece non ce l'ho messo. L'attivismo. Vabbè, questo è tutto. Si è laureato, Sono laureato per te. Grazie, Fabri. Ok. Allora, intanto volevo ringraziare tutti i gruppi, in particolare quello di Latina, che diciamo, ha aiutato, fomentato diciamo, queste riunioni a livello regionale e poi anche provinciale. Insomma. Io ho iniziato a partecipare al Meetup da novembre del 2011, motivato da diciamo, la amarezza e la nausea che ormai provavo per queste istituzioni, per questo livello politico ormai completamente degradato. Ho partecipato inizialmente la prima volta a casa di Fabio, c'era Gaetano con me, c'era Bernardo, e da lì è partita un pochettino l'avventura. C'eri pure tu, Cristian? No, tu stavi in Skype, stavi in collegamento online, ma neanche ti ricordo. È passato un altro tempo, è passato. Tutto quello che ti dici non è vabbè. Comunque, insomma, abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho iniziato a lavorare bene insieme con questo gruppo, abbiamo iniziato a fare la prima petizione, la raccolta firma per la petizione delle rotatorie a nord di Latina, abbiamo iniziato a lavorare sul sito, poi si è partito anche con il discorso dei rifiuti, della rifiuti per Latina. Comunque, il discorso stringo, stiamo partendo per una grande avventura, che è questa avventura di
di cui c'è la necessità e il bisogno di una partecipazione attiva da parte di tutti quanti. Abbiamo bisogno di più forze attive, perché dobbiamo a questo punto sfruttare questa occasione d'oro, che è quella di cercare di entrare nelle istituzioni per andare a controllare quello che cosa fanno e rompere le scatole, cercare di rompere questo meccanismo che si sono ormai costruiti al loro uso e consumo, alle spalle nostre sostanzialmente. Perciò noi siamo, come diceva Fabrizio, semplicemente chi sarà il candidato, secondo me sarà soltanto un portavoce del gruppo che lavora sul territorio, sulle esigenze per il territorio, e sarà un portavoce e riferirà di tutto quello che accadrà sostanzialmente in regione, perché lì dobbiamo scoprire e mettere in risalto tutti gli altarini che fanno. Abbiamo bisogno insomma di tutti quanti. Il gruppo è un gruppo, un bel gruppo, bella gente, e molto, molto motivato, belle persone, perciò penso che riusciremo a fare un bel lavoro, insomma. Anche perché lo dobbiamo fare non tanto per noi, ma per i nostri figli, che gli stiamo lasciando un'eredità. Io sono padre di una figlia, ormai ha 19 anni, gli stiamo lasciando un'eredità che non è idilliaca, anzi direi che è proprio catastrofica sotto qualsiasi aspetto, sia nell'aspetto lavorativo, finanziario, economico, perché gli stiamo lasciando tanti tanti debiti, debiti sulle loro spalle. Grazie. No, volevo dire insomma una cosa, poi me ne vado, prima di svolgere le elezioni, cioè le votazioni che comunque stabiliranno le graduatorie, come ho detto prima, volevo un po' sottolineare l'aspetto di portavoce, ma non tanto per ricordare a loro che non so quante probabilità ci avremo, ma andranno in consiglio regionale, ma più che altro ricordare a noi che stiamo dall'altra parte che loro non potranno essere lasciati soli in nessun modo, cioè il lavoro grosso e il lavoro sporco, le mani ce le dobbiamo sporcare noi. Loro saranno appunto i nostri portavoce e dovranno essere, diciamo, la faccia bella con la giacca e la cravatta, ma gli stivali li dobbiamo mettere noi che siamo qui, quelli che non sono potuti venire, compreso Brancozzi e poi proprio personalmente registrato compreso Brancozzi, e anche coloro che un po' per pigrizia, un po' perché non sanno cosa fare, cosa non fare, però comunque magari dentro di loro c'è questa voglia di cambiamento. Questo aspetto deve essere chiaro, cioè chiunque vada in consiglio regionale oggi, i 3 minuti li abbiamo soltanto, secondo me si era preparato il discorso, ma non è candidato. No, nel senso, io sarò uno di quelli, e spero come tanti, che tirerà su le maniche per lavorare per i candidati, per il territorio. Allora, prima di procedere alle votazioni, che saranno su chiamata in base all'elenco che è stato già stilato, ecco, io volevo aggiungere una cosa. In questi giorni abbiamo letto tonnellate di materiale in rete, soprattutto sull'Unità Lazio, dove si stanno svolgendo un attimino, siamo svolti il grosso dei lavori. Però due cose mi hanno colpito. La prima è che ad alcuni non è chiaro quello che Carlo adesso ha sottolineato. Si è parlato molto di territorialità, si è parlato un attimino di feudi, zero. Io oggi posso votare chiunque, perché devo avere la consapevolezza che chi è nella regione non farà un discorso di feudo, ma farà un discorso orizzontale. E questo è il primo.
Il secondo è che dietro, come giustamente anche a darlo, da oggi inizia il lavoro duro, cioè adesso abbiamo superato uno step, ma per chi ha già affrontato delle lezioni e noi alla fine non sappiamo bene, il lavoro grosso si farà adesso, inizierà adesso il gioco duro. Banchetti, raccolta firme, burocrazia varia, ci dobbiamo aspettare tanto fango, tanto, sia mediatico che paletti burocratici, quindi cercheranno di non farci lavorare in nessuna maniera possibile. E quindi cerchiamo di esserci, perché se fino ad oggi abbiamo detto che la democrazia è partecipazione, se non aiutiamo quelli che oggi ci stanno mettendo la faccia, e che vi assicuro che non è una cosa semplice, no? E si ritroveranno da soli al fronte. Quindi adesso io chiudo perché non mi ha nemmeno io detto, cioè, abbiamo fatto una certa ora e quindi è il caso di concludere in bellezza con le votazioni. Ricordatevi soltanto questo. E grazie per essere venuti. Come sul prima in lista, posso dire la stessa? Certamente. Non si nega nessuno. Per me sarebbe molto facile votare per Fabrizio e Gali perché fanno parte del mio ricatto. Però se fa tutti questi bei discorsi di portavoce, io sono completamente d'accordo, quindi ne voterò uno e un'altra persona che scelgo. In questo caso voto Fabrizio e Laura. Aspetta, me ne posso scrivere? Certo. Vabbè, io sono soltanto il bambino, giusto? Sì. Tanto, chi chiamiamo è solo gli aventi diritto, lo sappiamo già. Che sono? Abbiamo votato Fabrizio, Ceraiolo e Sbaglucci. Vai, andiamo avanti. Poi Fabrizio, Ceraiolo. Io, Gaia e Laura. Quindi Bernarella, Sbaglucci. Carlo Pesce. Andrea Cristian. Non ho capito. Andrea. Matteo. A nostra insaputa c'è un altro candidato. Sai che un Andrea sta attento. Tocca a me, tocca. No, scusa. No, Gianluca Bono. Allora, io voto Cristian Meluzzo e Fabrizio Ferraiolo. Matteo Areno. Io voto... Io voto Laura. Laura Luce. E... Gaia. Giuseppe Cristian Meluzzo. Ah, ecco. Io voto per Matteo e Gaia. Michela Zappullo. Eccomi. Allora, io voto per Matteo Arena e Cristian Meluzzo. Tu non voti ancora oggi. Non hai diritto al voto. Deve votare. Potrebbe essere il voto migliore di tutti. Angelo Percoco. Fabrizio e Gaia. Cristian Iannuzzi. Iannuzzi ha detto? Io voto Fabrizio Traiolo e Gaia Bernardino. Manca Melania, dove sei? Gaia, c'è 3 minuti. È Matteo. Andrea non lo vedo io, lo metto prima. Paolo Giannetti. Fabrizio Lega. Federico Pagantrisio. Pagantrisio.
Gaia e Matteo. Aspetta. Scusate. Ma c'è il riconoscimento vocale? No, perché dicono il nome, io ho scritto il cognome, per cui c'è un attimo. Allora, Carlo Chiaretti. Sì. Fabrizio e Gaia. Ok. Gaia Bernarella. Allora, Fabrizio e Laura. Carosillo Sonia. Fabrizio e Gaia. Da porta il gatto. La mia voce, porca miseria. Questo è colpa vostra del meetup di ieri. No, no, il meetup di ieri. Mancavo di Antonio della Polinacci. Sì. Fabrizio. Scusa, l'ultimo. Fabrizio? Però li vediamo bene. Sebastiano Bari. Si finanzierà prima la fine della campagna elettorale. Sono veramente Fabrizio e Gaia. Questo sì che sarebbe un inciucio. Veramente siamo trovati. Tranquilli. Davide Vallucci. Io ho Pasqualino Pisano. Fabrizio Legale. Daniele Marangoni. Sì, Marangoni. Fabrizio e Laura. Fabrizio e Bernardo Bastoni. Basso, basso. Vabbè, io nel momento che ho sempre odiato la mia città, ne sono andato via tante volte, tutte di su. Adesso magari col voto. No, 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 per dire che do il mio voto ai nostri ragazzi della Dina, ma non per una questione di campanilismo, perché insomma sosterremo come tutti, ma insomma far trovare a fuori, quindi Matteo e soprattutto perché sapevo tu anche ecco Cristian, io voto Cristian e Laura. Cristian e Vallucci. Giovanni e io Rocella. Io sono me e cosa io voto per Laura e per per scusa? Gaia. Timpone Leonardo. Chi è? Ah, tu ti... Matteo e Gaia. Laura Vallucci. Che discorso è? Laura Vallucci. Allora io ho voluto per Cristian e per Fabrizio. Roberto Vangoni. Fabrizio
e Laura. Alessandro, Dari, Fabrizio e Laura. Marcella, Anna, Alessandra. 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 E Laura e Matteo. Finito. Bella prova di democrazia. Un diretta dico che voglio andare. Ma sì, la domanda. Solo una cosa. Allora, arrivo io. Noi ad aprile dobbiamo andare a protocollare, avevamo deciso di deciso 24 e 25. Non è stato tempo. Non è stato tempo. Scusate, fate parlare un attimo. Allora, un attimo vi volevo mettere al corrente di quello che sta succedendo nella parte organizzativa di questa campagna elettorale. Allora, l'idea da Roma sarebbe quella di fare un comitato elettorale centrale, cioè che parte da Roma e che gestisca le candidature di, anche delle province. Partecipando alle riunioni ci siamo resi conto che però questa cosa non è possibile, perché comunque a Roma sono 40 candidati, e beh 40 quello che sarà, e noi effettivamente siamo molti di meno, i rappresentanti dell'organizzazione siamo in 4, una per ogni provincia, e quindi oggettivamente e materialmente non ce la faremmo a gestire le campagne elettorali delle province. Quindi la mia proposta sarebbe quella di creare un comitato elettorale provinciale che deve avere come minimo un referente per meetup, come minimo, però questo referente avrà il ruolo di comunque agglomerare intorno a sé gli attivi dei propri meetup. Quindi adesso mi serve un volontario a meetup. Okay. Nome? Per il comitato elettorale, poi arriviamo anche alla raccolta firme. Cioè nel senso, ogni meetup deve avere un referente con cui l'organizzazione, cioè io che adesso faccio io, però comunque devo avere un referente con cui relazionarmi. Un'altra cosa, la riunione di domenica dovremmo portare i nomi di 4 delegati. I delegati servono 2 per la presentazione delle liste, cioè nel senso sono delle figure legali che daranno il loro nome e garantiranno la presentazione delle liste. E altri 2 saranno i delegati per la selezione dei rappresentanti di lista. Questa è una cosa fondamentale, quella dei rappresentanti di lista, perché noi dobbiamo necessariamente coprire tutti i seggi. Cioè nel senso, almeno dobbiamo avere una persona a seggio, quindi voi dovete contare i seggi che ci sono nella vostra circoscrizione, designare queste persone andranno formate, perché comunque il rappresentante di lista ha un ruolo fondamentale, perché deve lottare perché il voto venga assegnato. Quindi io farei così, i 4 delegati, adesso mi servono i nomi, quindi devono uscire fuori questi 4 delegati, i referenti per il comitato potete anche mandarmeli via Meetup, via Facebook, come preferite. Sono 4 per provincia, 2 per la presentazione delle liste e 2 per la designazione dei rappresentanti di lista. Ma per ogni provincia ne servono 4? Sì, cioè nel senso tra noi devono uscire 4 persone. Diciamo 4 meetup, possono essere anche gli altri meetup, però. Non è che devono avere... Sì. Cioè nel senso a me adesso servono 4 nomi.
due che facciano le figure legali che vanno a consegnare le liste, quindi si assumono la responsabilità delle liste. Sono figure legali, quindi i loro nomi verranno scritti sopra i verbali, cioè sono persone che devono essere fisiche ma anche giuridiche. Ci sono anche dei requisiti. Incensurati. Ogni provincia deve presentare la lista nel proprio tribunale di appartenenza. Ci hanno messo. Quindi noi la presentiamo a Latina. Perché mi sembra che a Formia ce l'avete il tribunale? A Gaetano. Però è un distaccamento. No, è un distaccamento. Pure noi abbiamo la prefettura, ma è un distaccamento. Quindi vanno presentate al tribunale di Latina. Quindi io direi, per proprio facilità logistiche, magari dei quattro, due li prendiamo di Latina, perché comunque stanno là. Cioè, è proprio più facile per loro arrivare e avere contatto con i tribunali. E gli altri due magari li prendiamo, uno da Aprilia e uno da Formia. Cioè, nel senso, io sono di Racina e sono la referente organizzativa, quindi comunque già di Racina ci sta dentro. Allora, io che non posso applaudire. Col taglierino, magnifico il coltellino, la caccia. Allora, con 16 voti dal vivo e 8 online, quindi tutto 24, Gaia Pernarella è capolista. Non so cosa ha vinto. Poi comunque li leggete online, ve li leggo semplicemente in ordine: Pennarella, Ferraiolo, quindi Fabrizio, Laura Vallucci, Matteo Arena e Cristian Milluzzo. Questo è l'elenco. Chuck 001 prima. Mo so cazzi vostri.